Vediamo ora, infine, l'ordine corinzio, che si sviluppa alla fine del V secolo a.C. come variante dell'ordine ionico e avrà larga applicazione in età ellenistica e anche per tutta l'età romana. Le colonne, sempre scanalate alla maniera ionica, poggiano su una base modanata, mentre il capitello, molto imponente, è formato da un cespo di foglie di acanto stilizzate, alle quali solitamente si aggiungono quattro volute angolari. Il capitello è impostato direttamente sul fusto della colonna ed è sormontato da un abaco quadrato o romboidale di grandi dimensioni. La trabeazione e la copertura sono simili a quelle dei templi ionici, però spesso non c'è il fregio figurato, ma è liscio e sormontato da una cornice a dentelli. Il tempio a Tholos, cioè circolare, nel santuario di Atena Pronai a Delfi, era dorico perché aveva 20 colonne doriche circondanti la cella, ma dentro, all'interno, c'erano 10 colonne corinzie. Il tempio è realizzato in marmo e calcare. Questo tipo di tempio, circolare con peristasi intorno alla cella, era raro,